Ci sarà il tecnico della Fiorentina Paolo Sousa a dare la partenza alla 14ª edizione di Corri la Vita, la manifestazione benefica che si tiene domenica a partire dalle 9.30 a Piazza Duomo. La partenza, organizzazione tecnica curata da Firenze Marathon e la beneficenza ovviamente come primo scopo. 25.000 saranno coloro che sono già iscritti, che partiranno quindi per questo evento. Due percorsi, quello da 11,5 km e quello da 5 km, la passeggiata, ma altri se ne aggiungeranno da qui a domenica. Sono ancora aperte le iscrizioni. È un evento sportivo, culturale, cittadino tutto insieme, ha sottolineato il sindaco Dario Nardella durante la presentazione. L'arrivo è in Piazza Signoria con la maglia ufficiale dell'evento, che quest'anno, sempre realizzata da Salvatore Ferragamo, è azzurra fluorescente. Madrina dell'evento è l'attrice Nancy Brilli, che affiancherà Eva Edili di Lady Radio durante tutta la mattinata in piazza per l'animazione. Serena Autieri e Cristiano Militello, tra gli altri, intratterranno i presenti. Flavia Pennetta e Roberta Vinci sono fra i testimoni dell'evento, i cui proventi vanno in beneficenza all'ILT, Cerion, File e Seno Network. E grazie a Caldo Caro Tenuto per il servizio relativo al Corri la Vita. Una buona serata, giovedì 22 di settembre 2016, una nuova puntata, la seconda della nuova stagione di Runners Atletica e Podismo, dove subito abbiamo presentato una manifestazione domenica 25 settembre, ma andiamo più avanti con un'altra presentazione, con un collegamento telefonico. Andiamo a presentarvi il prossimo 23 ottobre, ci sarà Lucca Marathon e abbiamo al telefono il presidente Moreno Pagnini. Moreno, buonasera. Buonasera Stefano, ciao e buonasera a tutti i telespettatori. Moreno, raccontaci quali sono le novità di Lucca Marathon del 2016. Ottava edizione, grandi novità, era tempo di cambiare, era tempo di fare qualcosa di nuovo, di diverso, qualcosa di ancora più bello. Abbiamo cambiato il percorso, rimaniamo più sulla città di Lucca, abbiamo finalmente la possibilità di far apprezzare le nostre colline lucchesi, anche se non andremo certamente in collina, però si potranno ammirare mentre si corre, si potrà vedere il nostro bellissimo paesaggio della nostra città. Arriveremo fino a Nozzano Castello, torneremo indietro e dalla via San Zanino di San Verata arriveremo a città, e sarà, credo, bellissimo, perché è una delle vie più belle di Lucca, è la via storica, è la via che appunto è la più alberata, e i corridori sono sicuro che apprezzeranno gli ultimi 5-6 km della maratona, perché veramente potranno arrivare in città passando da una delle vie più belle. Faremo la 30 km, attraverseremo anche il parco fluviale, la bellissima passerella sul fiume, sarà una cosa molto bella. 30 km avrà la sua medaglia, la sua è competitiva chiaramente, le medaglie le possiamo trovare sul sito, sono bellissime, andiamo a rivedere, quindi che dire, niente, secondo me è una bellissima edizione, abbiamo già diverse iscrizioni, siamo a quota 6-700, la quota ora si è alzata, comunque io credo che gli ultimi giorni potranno essere importantissimi e interessantissimi per iscriversi a questa competizione. Quindi Moreno, abbiamo detto, nuovo percorso, quindi molto molto cittadino, più cittadino di quello che era precedentemente, e poi anche tante iniziative collaterali come gli scorsi anni. Sì, manteniamo le nostre non competitive, la Lucchesina, 5-10 km all'interno della città, sicuramente favorito il percorso, perché chiaramente la maratona non interessa troppo la città dentro, chiaramente il percorso della non competitiva è sicuramente favorito. Abbiamo la possibilità di un arrivo in uno dei posti più belli di Lucca, che è il Giardino degli Osservati, che è uno dei giardini più belli, che è pochissimo sfruttato, ma è veramente un arrivo e un paesaggio suggestivo, estremamente suggestivo, vicino a Villa Guinigi, uno dei posti più belli di Lucca, ma uno dei posti più belli della Toscana, se non del mondo, visto che la Toscana è uno dei posti più belli del mondo, chiaramente. Quindi le iniziative, c'è la Luccanina il sabato pomeriggio, abbiamo la Family Run, la Kids Run, insomma, credo che se qualcuno vuol correre il 23 di ottobre a Lucca potrà trovare, fare per gli studenti, ogni percorso, ogni iniziativa, ogni possibilità
se venite sabato e domenica a Lucca vi divertirete, il 22 e 23 vi divertirete sicuramente, chi è amante del podismo, chi è amante della corsa competitiva e no. Moreno, vogliamo far dire qualcosa anche ad Alessio o no? Se Alessio che è qui con me, se vuoi te lo passo, sicuramente, anche lui che lo sai che tipo di collaborazione sta facendo con la Lucca Marathon, è uno dei pilastri dell'associazione, sta facendo veramente un lavoro straordinario, per noi è veramente un grande punto di riferimento. Ti passo Alessio. Alessio Spelletti. Così potrà fare un saluto. Grazie, salutiamo il presidente Moreno Pagnini. Sentiamo, Alessio, ci sei? Ciao Stefano, ciao a tutti i podisti. Buonasera Alessio, noi. Te sei l'uomo anche delle coordinate, mi immagino, della parte di comunicazione e così via. Stiamo vedendo le immagini dove in questo momento passano per esempio pacemaker. Cosa ci racconti in pochi secondi per terminare quella lunga carrellata? Faremo un bellissimo Expo in Piazza San Francesco e Giardino degli Osimanti, li aspettiamo tutti. E il percorso sarà bellissimo, un percorso molto fluido, pianeggiante, ma appunto, come diceva il Presidente, all'interno del mezzo del paesaggio toscano e lucchese. Vi aspettiamo veramente, perché sarà una cosa molto bella, sia la maratona che a 30 km competitiva e adatta anche per chi vuole poi preparare le maratone, quelle su novembre, dicembre. Ecco, una competitiva molto tecnica, che appunto avrà in fondo la sua medaglia come la maratona e sarà utile per fare appunto il lunghissimo con tutti i ristori della maratona e tutti i servizi chiaramente della maratona. Ma aspettiamo, Stefano. Alessio, ultime indicazioni, sito internet e modalità di iscrizione. Allora, il sito internet è www.luccamaraton.it, ci potete seguire anche sulla pagina nostra di Facebook di Lucca Marathon e le iscrizioni sono su MySDAM online, oppure potete scaricare il modulo dal nostro sito. E chiaramente i lucchesi sanno come fare, lo aspettiamo tutti. Grazie ad Alessio Spelletti e grazie al presidente Moreno Pagnini. Ringrazio chiaramente il nostro sponsor di Andrò, che ci segue sempre, ci dà tante possibilità, con la maglietta del pacco gara e tutti i gadget che daremo ai partecipanti. Bene, di nuovo grazie agli amici di Lucca Marathon. Grazie a tutti. Eccoci qua, invece di nuovo in studio da Lucca, mi sposto per una triste notizia arrivata proprio nell'ultima ora, ci teniamo comunque a darvela, il keniano che corre per il gruppo Parco Alpi Apuane proprio a Lucca, Thomas James Lokomwa, è deceduto purtroppo in un incidente stradale in Kenya. Lui che è stato vincitore quest'anno fra le gare toscane della mezza di Fucecchio, vanta un personale di 1 ora 00 e 33 sulla mezza maratona, vincitore anche delle tappe del CDS a Gubbio, in modo particolare quest'anno del cross. Purtroppo vi diamo questa triste notizia con le condoglianze da parte di tutta la nostra redazione. Torniamo invece a quello che è successo nei giorni scorsi invece per quanto riguarda le corse in Toscana, cominciando da un servizio, un minuto proprio per farvi assaporare quello che è successo a Borgo Abugiano con la randagiata. Beh, Guido Barlocco, il presidente dei randagi, detto anche il presidente sulla maglietta, mi sembra giusto, ne valeva veramente la pena di vedere questo minutino per introdurre quelle che saranno le prossime immagini realizzate da Linda Betti che ci portano proprio sul campo di gara, Guido. Sì, in effetti questa clip di un minuto e poco più che ci ha regalato Daniele Danesi mi ha fatto veramente piacere, ha fatto a tutti noi veramente piacere, perché è una sintesi di quelle che sono le emozioni che si possono vivere in questa corsa. Corsa che, dove si vede appunto la partenza da Santa Maria e attraversare una delle unicità di questa corsa è proprio attraversare il Palazzo Bella Vista, che è un palazzo storico, un palazzo settecentesco, che in effetti è raramente aperto e questa è una delle occasioni dove Bella Vista apre le porte e le apre proprio per far passare la randagiata. Viene aperto 3 volte all'anno e quindi è un'emozione passarci dentro, perché nel momento in cui si passa dentro questo palazzo si ha una visuale dell'intero paese direi unica. Beh, qui si vede il parterre di partenza che in effetti
quest'anno era unico perché avevamo tre gonfiabili, uno era il nostro dei randagi, e l'altro era gonfiabile di Cinelli, che è un nuovo sponsor che ha voluto contribuire a questa corsa, a renderla ancora più bella, più interessante, e poi ovviamente il gonfiabile della Diadora, che rimane sempre uno degli sponsor principali. La Diadora fino alla prima edizione ha accompagnato e ha dato forza a questa corsa, e quest'anno oltre a Diadora si è unito Cinelli e il centro Eugenus, quindi tre sponsor importanti che sono uniti a Little Pork, che Little Pork è quello che ci fornisce le salsicce e tutti i salumi dei premi di questa corsa. Guido, stavamo, perché c'ero anch'io nel mezzo, battezzando anche un nuovo gruppo. Fa piacere che sì, hanno scelto voi come prima gara proprio del gruppo New Team, il gruppo di Marliana, siamo in provincia di Pistoia. Sì, è un gruppo di amici, mi ha fatto veramente piacere che loro già nel momento in cui hanno creato questa squadra ci hanno chiesto che volevano cominciare con la nostra corsa, e ci hanno detto che la vostra corsa è una delle corse più belle a loro avviso della Toscana, e quindi ovviamente anche a mio avviso è una delle più belle della Toscana, e vogliamo cominciare con voi perché la vostra è una corsa unica, è una corsa particolare, è una corsa dove effettivamente si vivono delle emozioni che soltanto facendola si possono effettivamente sentire. E le emozioni, anche se cominciano prima, qui l'adrenalina invece comincia a essere abbastanza ampia con la partenza ufficiale della randagiata. Vi ricordo, era il 4 settembre, come avete visto dalla clip iniziale, ormai avete battezzato questa prima domenica di settembre per la vostra corsa, quindi è una domenica dove si rientra un po' dal mese di agosto, dove tanti sono stati in vacanza, e quindi è un buon modo per riprendere per tanti l'attività in una maniera abbastanza agonistica, mi viene da dire, perché comunque questo percorso è molto impegnativo, soprattutto per la parte collinare, e tanti proprio per riprendere l'attività lo utilizzano, Guido. Sì, assolutamente sì, questo è un percorso tecnico, è un percorso che per riuscire a essere competitivi bisogna un po' conoscerlo, perché dopo 2 chilometri di pianura, dove si attraversa il fiume Cessana, si percorre la strada lungo il fiume Cessana, c'è subito una pettata molto ripida di 1 chilometro che porta al primo colle di Buggiano, che è Stignano. Infatti una delle caratteristiche di questa corsa è il fatto che si percorrono i colli di Buggiano, che sono appunto Stignano, Colle di Buggiano e Buggiano, quindi sono dei piccoli paesi medievali. Ecco perché io l'altra volta alla presentazione dissi: quando si entra dentro il Palazzo Bella Vista e bisogna chiudere gli occhi, bisogna sentire un click, perché si entra dentro la storia di queste zone. E questo è proprio questo bellissimo passaggio dentro Bella Vista, per poi questo è il fiume Cessana che attraversa Borga Buggiano. Dopodiché c'è questa salita di Stignano, e fatto Stignano ci sono 800 metri che penso che forse si potranno poi vedere in discesa, e discesa non è una discesa normale, perché questa discesa si attraversa un uliveto, e devo ringraziare tra l'altro Bonelli, che ogni anno ci fa passare dentro il suo uliveto, anzi ce lo pulisce, noi lo nastriamo per benino e diventa una pista dentro l'oliveto, quindi è anche divertente passare dentro questo oliveto. Dopodiché inizia la salita di 2 chilometri dalla via di Campioni, e quindi è una salita di 1,5 chilometri che non è molto ripida, per poi arriviamo a 2 salite molto ripide, che sono l'ascesa al Colle di Buggiano e l'ascesa finale a Buggiano Castello, dove tra l'altro è un'ascesa che è corta, però molto ripida, e noi al termine di questa salita abbiamo messo addirittura il Gran Premio della Montagna e premiamo i primi 2 atleti che passano dentro questo Gran Premio, che arrivano per primi a Buggiano Castello. Quindi Gran Premio della Montagna, naturalmente devono arrivare in fondo, devono arrivare alla gara. Sì, perché sono 14,2 chilometri, effettivamente io credo che è tanto bella quanto impegnativa sotto il profilo muscolare,
perché chi ha fatto questa corsa mi ha detto la domenica successiva ci siamo visti a una gara, mi ha detto sì Guido, ho ancora una gamba randagiata, però le emozioni che si provano effettivamente sono davvero tante. Sentiamo invece le emozioni di Rolando, che è il vicepresidente. Oggi abbiamo le alte autorità dei randagi qua in studio, che tra l'altro non ci vergogniamo a dirlo, Guido, che avete in squadra, se non mi sbaglio, il sindaco e il vice sindaco di Buggiano. Sì, sì. Quindi assolutamente sì. Due atleti randagi in questo caso, che sono anche le massime autorità del comune di Buggiano. Prego Rolando. Grazie, saluto tutti. Ma per me fa piacere anche raccontare insieme a Guido le esperienze non tanto diretta, perché noi purtroppo forse anche con piacere lavoriamo sodo per organizzare questa gara, quindi io sono purtroppo attualmente infortunato e sono fermo, mi chiamano, tanto per fare una battuta, il Bindi delle randagi, tanto per ricordare il presidente dell'Atletica Burga Buggiano, spero comunque di rimettermi in forma, che dire. Vabbè, hai la scusa perfetta per non correrla, perché ti verrebbe la voglia, sicuramente, ma oltre a quello che ha detto Guido, l'impegno va elogiato di tutti, un grosso ringraziamento a tutti chi ci dà una mano sul percorso, a ristori, sono circa 60-70 persone, è vero Guido? Sì. Quindi insomma è un impegno molto 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 grosso. Ringraziamo anche e soprattutto anche il Comitato La Saga della Salsiccia, che ci, come tutti gli anni ci aiuta nella realizzazione di questa gara, con il ristoro finale, con il pranzo finale. Quindi ecco, per noi è un grosso punto d'appoggio, anche per il ritrovo di tutti sul prato di Santa Maria, organizzato proprio anche per la sagra, che poi c'è la settimana successiva alla nostra gara. Ringraziamo anche e soprattutto il comando dei Vigili del Fuoco per quanto riguarda il permesso di entrare dentro la villa, che non è molto facile ottenerlo, e quindi un grosso ringraziamento anche nella persona di Cappellini, che è un nostro concittadino, che è il responsabile di questo gruppo. Oltretutto quest'anno abbiamo avuto anche l'onore di essere aiutati sul percorso e sulle strade dall'Associazione Nazionale Carabinieri. Ho visto, erano un bel gruppo, sì, erano veramente, sì, in tanti. Di Collodi Pescia e di Montecatini. Quindi ecco, ogni anno allarghiamo sempre più il personale, fra virgolette, che ci dà una mano e che lo fa, ecco, quello che ci fa piacere, che lo fa molto molto volentieri, senza obblighi da parte nostra. Guido, anche i numeri vi danno ragione poi alla fine? Sì, in effetti i numeri ci danno ragione, perché abbiamo avuto circa 900 iscritti effettivi, questo per noi è un buon risultato, sicuramente. Abbiamo avuto circa lo stesso numero di competitivi dell'anno scorso, sono aumentati i non competitivi, perché sì, io particolarmente lavoro affinché possa essere una corsa competitiva sempre all'altezza dell'essere competitiva, perché competitiva io intendo una corsa dove ci deve essere sicurezza. Essendo podisti, noi stessi corriamo e quindi sappiamo quanto sia importante la sicurezza. Quindi io mi faccio veramente in sette perché questa corsa possa essere sicura, tant'è vero che sul percorso c'è la Croce Rossa. Ci sono 30 volontari della Croce Rossa più 40 nostri, o 70 persone nel percorso, perché non si deve sbagliare strada e deve essere protetta la corsa. Però ci sono anche tanti non competitivi che vengono perché per loro, il paese vive questa corsa. E già a giugno si comincia a sentire, ma quando c'è la randagiata? È il 4 settembre, sono ancora in ferie, ma cerco di esserci, bisogna... Cioè il paese vuole partecipare attivamente alla randagiata. Ci sono tanti gruppi che si venivano già a iscriversi a metà agosto, perché quest'anno tra l'altro c'erano le magliette offerte da Cinelli e da Eugenus, e quindi col fatto della maglietta che siamo riusciti a darle grazie appunto a questi sponsor, sia a Eugenus e sia grazie a Eugenus e Cinelli, siamo riusciti a dare le magliette a tutti, sia i competitivi che i non competitivi. Quindi
i non competitivi erano contenti di indossarsi questa maglietta per percorrere la randagiata, perché per loro significava andare in quei paesi che le ricordavano un po' ai borghigiani, alla loro infanzia. Poi pian piano anche tutta la Val di Nievole, e non solo la Val di Nievole, conosce questa corsa e la attraversa. Mi spiace, questo è soltanto Stignano, è soltanto uno dei colli. Ci vorrebbero 4-5 operatori per far vedere tutti i colli, tutti i colli che ci sono. Questo è Stignano, il primo colle. Il Moro ha voluto indossare la maglia dei randagi, perché sappiamo che questa maglia gli è rimasta nel cuore, e quindi era orgoglioso di poter partecipare quest'anno alla randagiata, perché gli altri anni lui non poteva mai partecipare perché lavorava fuori. Quindi quest'anno, ecco, tra l'altro Prestiani, altro ex randagio, che è arrivato terzo. E ecco, questo è invece Livorno Team. Livorno dei Meini. Stephen, sì. Donina, atleta che bravissimo è stato Mario Bonini. Il Bonini, primo veterano, ha fatto un grande tempo, ha fatto 57 minuti. È arrivato quinto assoluto, se non mi sbaglio. Stephen Donina, che è targato ICS Firenze, quindi anche tra l'altro un po' sconosciuto dalle nostre parti, è arrivato nel gruppo. È un ragazzo del Ghana, effettivamente è andato veramente forte. Ho parlato con Prestiani, il quale mi ha detto che ha subito capito alla prima salita di Stignano che questo ragazzo andava forte in salita, e così è stato. Lo stacco l'ha dato in salita a tutti, ha dato un minuto e poco più al secondo, non andava forte in pianura, però in salita faceva veramente la differenza. E soprattutto anche in discesa era molto molto bravo. Simone, anche lui un bravissimo atleta. E poi comunque tutte le classifiche, sito dei randagi naturalmente a vostra disposizione. Sì, le classifiche sono nel sito di ChronoRun. Diamo anche la vittoria per la parte femminile, probabilmente la vedremo arrivare a breve. Certo, l'aspettavo, ci ha messo la Strella, che tra l'altro due giorni prima non era sicura di partecipare, ha detto ma non sto bene, probabilmente vengo come non competitiva. E io gli dissi guarda che tu sei il numero uno, quindi il numero uno se partecipa deve partecipare da competitiva. E in effetti ha partecipato da competitiva. Eccola. E ha vinto la gara, l'ha vinta per il secondo anno consecutiva, e anche lei è un ex randagio, quindi abbiamo avuto un ex randagio terzo nell'assoluto e un ex randagio prima nella classifica femminile assoluta. Al femminile, brava anche Eva Grunwald, che l'abbiamo vista arrivare prima delle ladies. Questa è Graziana Palumbo, che si è classificata seconda nella parte femminile, nelle parti assolute, e poi ci sarà Dania Bernardi, la terza classificata. Questo è un po' Milena Megli, la salutiamo anche lei, la seconda della parte ladies. Eccola qua, questo il bellissimo podio. Guido, Rolando, chi vuole intervenire? Abbiamo pochi secondi per terminare. Intanto ecco qua una citazione a Salvatore Bettiol in persona, il nostro grande campione che era presente. L'anno scorso la corsa, quest'anno ha detto ma quest'anno non la corro, non sono abbastanza allenato per poterla correre. Beh, io chiuderei con i ringraziamenti finali, ringraziamento ai randagi che sono affezionati a questa corsa, nessuno la corre perché ama questa corsa, e la nostra vittoria è che questa ogni anno possa essere una corsa sempre all'altezza di quanto ne vogliamo e ogni volta ne parliamo bene. Quindi ringraziamento a tutti quelli che hanno collaborato, ora sicuramente se dico tutti i nomi qualcuno me lo scordo, ringrazio tutti quelli che hanno fatto sì che questa corsa ogni anno possa rendere felice molta gente e si possa vedere ogni anno moltissimi sorrisi. Beh, questa premio speciale al più giovane. Il premio speciale al più giovane è un premio che ogni anno diamo in ricordo di Dani Baroni, che è un fratello di Adolfo Baroni, che è un ragazzo che corre con noi, che purtroppo è deceduto 20 giorni prima della prima edizione. E con questa notizia concludiamo la parte dedicata alla randagiata. Grazie a Guido e a Rolando, di poi rimarranno qui naturalmente con noi in studio. Noi ci fermiamo per un piccolo break e poi torniamo di nuovo insieme.
15-16 ottobre, come avete visto nella nostra pubblicità, avrete a disposizione una grande manifestazione, altra grande manifestazione nel Chianti, le immagini anche qui parlano dal sole. Altra grande manifestazione invece il prossimo 22 di ottobre, che quest'anno raddoppia, perché due edizioni in Toscana, della Inferno Run. Un po' di immagini andiamo a sentire le novità, tutto quello che è già una novità, perché comunque la location è nuova. Mauro Leone, che è il factotum, organizzatore, insomma la persona di riferimento di Inferno Run. Guardate queste immagini mentre Mauro ci commenta le novità dell'edizione delle cascine. Esatto, diciamo che la seconda edizione dell'anno è una grande scommessa per noi, ce l'hanno chiesta in tanti, abbiamo provato questo spazio, per cui ringraziamo l'Ippodromo del Visarno e il Comune di Firenze, oltre ovviamente ai nostri partner. 22 ottobre, la mattina, sarà una bella scommessa, perché sarà una corsa un po' più breve di quella di cui vedete le immagini, di quella di Pisa. Saranno 8 km con 22 ostacoli, un bel modo per uscire dalla propria zona di comfort e divertirsi davvero. Perché qui, Mauro, il comfort mi sembra che ce ne sia veramente poco. Assolutamente, diciamo che la corsa spinge proprio a fare qualcosa di molto diverso, quindi a tornare anche bambini, quindi sporcarsi parecchio, fare tutto quello che la mamma diceva di non fare, non correre, non sudare e non ti sporcare. Ecco, noi disobbediamo alle mamme. E non entrare nell'acqua fredda, casomai, non ti bagnare E non fare il bagno dopo mangiato. Non fare il bagno dopo mangiato, qui ora normalmente converrebbe mangiare qualche ora prima. E anche su questo, in effetti, uno degli ostacoli che ormai caratterizza la Inferno da un paio d'anni a questa parte è appunto la vasca con ghiaccio. Quest'anno i chili che raffredderanno l'acqua, le due vasche, sono quasi 8.000 e vi aspettano appunto il 22 ottobre. Oltre ovviamente a altri ostacoli come quelli che vedete, Monkey Bar, e poi ce ne saranno soprattutto alcuni nuovi e dedicati e riservati ai non competitivi. Perché quello che è lo spirito della corsa è proprio quello di portare più gente possibile, più partecipanti possibili fuori dal divano e a divertirsi come fanno queste ragazze in questo momento, sporcandosi, facendo qualcosa di nuovo. Diciamo che il commento più bello che abbiamo ricevuto a Pisa è stato quello di una ragazza che ci ha scritto: ho fatto qualcosa di cui non mi sarei creduta capace. Ecco, noi mettiamo a disposizione questo grande parco giochi per le centinaia di atleti e di partecipanti che vogliono divertirsi con noi. Devo dire che come parco giochi, Mauro, è un bel parco giochi. Naturalmente, queste sono quelle immagini che vediamo, sono quelle di Torre Acenaia, dove si è svolta l'edizione nel maggio scorso. Quella di Firenze sarà un parco leggermente più ristretto, però sempre ampio. Assolutamente, siamo al Parco delle Cascine, che è un parco monumentale, quindi queste pozze che vedete non ci saranno, sarà un po' meno fango. Però riusciremo a offrire un bello spettacolo, perché circa metà degli ostacoli saranno all'interno dell'ippodromo del Visarno e saranno comodamente visibili dalle tribune coperte, perché a ottobre potrebbe anche piovere, e quindi si potranno divertire anche i partecipanti. Scusa Mauro, anche chi non partecipa. Solo per gli spettatori, perché se piove o non piove poco cambia. Questi ragazzi che corrono non cambia molto. Beh, diciamo che alle famiglie o agli amici potrebbe interessare magari far partecipare i bambini alla Baby Inferno. Dalle 9 alle 11 ci sarà appunto spazio anche per loro, circa un chilometro di percorso con una dozzina di ostacoli, il cui incasso va completamente alla Fondazione Bacciotti, con cui collaboriamo ormai da un paio d'anni, di cui siamo particolarmente contenti, e quindi portate anche i bambini, perché loro si divertiranno più di voi. Beh, di bambini sicuramente, proprio dicevamo prima, tutte quelle cose che la mamma gli dice di non fare, e qui in un certo senso ne possono fare. Assolutamente, si potrà correre, saltare, scavalcare muri, provare, e soprattutto venite anche se siete soli, perché ci sarà sempre qualcuno disposto a darvi una mano lungo il percorso. Le corde sono difficili, ma si può fare. Provandoci, è impossibile solo se non ci si prova.
Questa è l'unica cosa di cui siamo certi. E naturalmente ci saranno i personaggi, ci sono sempre stati a darvi mano, ma soprattutto anche fra atleti, fra runners, se così li posso. Come si chiamano, Mauro? Ma noi hanno un nome. Allora, diciamo che in generale li chiamiamo Mudders. Mudders. Tra l'altro l'Inferno del 22 ottobre è la corsa che chiude il campionato, 10 tappe quest'anno. Un migliaio di atleti che arriveranno a partecipare a tutte le tappe alla fine. E l'Inferno è l'unica corsa in Italia che qualifica anche per, oltre che per i campionati europei, per i campionati mondiali che si terranno a ottobre l'anno prossimo. Lì dopo facciamo un falò, dopo appena passa qualcuno a raccogliere tutta quella legna, la riportate alle cascine? La riportiamo alle cascine, dove ci sarà fra l'altro, invece degli ostacoli, dicevo, riservati ai non competitivi, ci sarà in collaborazione con il team di football americano di Firenze, i Guelfi, ci sarà un ostacolo rappresentato da un'intera squadra che proverà a bloccare il passaggio, e ci sarà anche una sorta di tiro a segno modello Luna Park con il paintball, 3 colpi e un centro, per mettere alla prova anche le proprie abilità di mira e da cecchini. Mauro, ci fermiamo qui per ora, perché poi ritorneremo anche nelle prossime settimane. Prima di arrivare all'appuntamento del 22 ottobre saremo di nuovo insieme. Intanto solamente le coordinate per, uno, vedere tutto quello che è accaduto e vedere cosa accadrà eventualmente il prossimo 22 ottobre alle cascine, e sito internet e iscrizioni. Sì, sito internet è infernorun.it, trovate lì sopra tutte i click per iscriversi. Fino al 30 settembre costa un pochino meno, quindi approfittatene, e ci sono sconti per chi si iscrive in gruppo. Grazie a Mauro Leoni, ci vedremo, ripeto, prossimamente, probabilmente fra 2 settimane dovremo essere di nuovo qui a fare un'altra carrellata di questa Inferno Run, questi Mudders, che sono un po' anche pazzerelli, mi viene da dire, si distinguono abbastanza dai podisti tradizionali. Tornando invece ai podisti tradizionali, quelli che amano le mezze maratone, tornando anche, ripassando invece dalle prime edizioni della Inferno Run che si correva al Parco dei Renai, Parco dei Renai sarà proprio la location, come ormai da anni, per la 31esima edizione della Demi Marathon, ovvero la mezza maratona di Signa. Insieme a Sergio Sarchielli per cominciare le presentazioni del prossimo 2 di ottobre. Ok, sì, è 31esima edizione, come hai detto, sempre dal Parco dei Renai, sperando che quest'anno il tempo sia più clemente. Beh, come l'anno scorso, Sergio, credo che sarà difficile essere in tempo peggiore. Infatti l'anno scorso volevo rassicurare i podisti che quest'anno il tempo sarebbe stato sicuramente migliore. Quindi, 31esima edizione con diciamo, l'omologazione del percorso dello scorso anno, che l'avevamo variato, e quindi il primo giro per chi fa la 21 è di 9 km. Il secondo di 12 con 4 ristori, quindi abbiamo il ristoro al quinto, abbiamo il ristoro al nono, il ristoro al 13° e uno al 17,5. Poi abbinata sempre alla 21 abbiamo una 10 competitiva, una 10 non competitiva e la 5 km ludica motoria. Abbiamo una novità che non abbiamo riportato da nessuna parte, che è un traguardo volante al 6° chilometro, in memoria di un ragazzo sfortunato che ha perso la vita in un incidente stradale non per colpa sua lo scorso anno, Emiliano Paoli, e insieme a questa associazione abbiamo deciso di premiare il primo uomo e la prima donna che transiteranno al 6° chilometro, quindi a San Mauro dove abitava lui, dei partecipanti della 21. Come pacco gara abbiamo riproposto il formaggio quest'anno, e un tappetino poggiapiedi con la scritta Atletica Signa per la 21. Per gli spogliatoi è perfetto. quando entriamo negli spogliatoi, un bel tappetino. Sì, fra l'altro non è di dimensioni piccole, è un tappetino tradizionale, perché i nostri atleti mi hanno detto, dice, guarda, da una parte uno stampiede e dall'altra uno ci appoggia la roba. Quindi il formaggio è sempre per i primi 500 iscritti, e c'è il formaggio anche per i primi 150 iscritti alla 10 km competitiva. Quindi affrettatevi, abbiamo già un buon numero di iscrizioni anche da fuori regione. Abbiamo delle persone che arrivano da Napoli, da Avellino,
da Modena, Reggio Emilia, quindi al momento attuale siamo abbastanza soddisfatti. Diciamo che Signa non tradisce mai più o meno le aspettative. Ma speriamo di non tradirli, cioè fino adesso abbiamo cercato di fare sempre il massimo, è difficile, sempre più difficile, però diciamo grazie ai nostri sponsor che sono veramente tanti a questo punto. Il primo è sempre il Banco Fiorentino, la Everest, che è un'altra azienda, Grevi e Nencini, e poi abbiamo poi tutta una serie di sponsor che comunque continuano a darci ancora fiducia. Ecco. Nicola, buonasera. Di cosa ti occuperai e cosa consigli ai nostri amici podisti che saranno il 2 ottobre a Signa? Bene, il mio presidente ha già illustrato benissimo la parte organizzativa. Io posso, da atleta, posso solo così dare dei consigli, insomma, quello nel mio, che il percorso è molto competitivo e adatto anche a fare dei tempi, perché sono state tolte molte curve, quindi il percorso si adatta benissimo. È un bel percorso, speriamo, giustamente come diceva Sergio, che il tempo ci dia tregua quest'anno, quindi potremmo rendere veramente questa corsa bella come è sempre stata in realtà, però noi faremo di tutto per farla diventare sempre più bella. Beh, sicuramente lo sarà, anche perché, lo diciamo, un location molto, molto carina, parcheggi disponibili in abbondanza. Insomma, Sergio, diciamo, ci sono tutte le circostanze per fare una buona mezza maratona. Beh, mi auguro di sì, anche perché l'anno scorso, nonostante il tempo inclemente, abbiamo fatto il record di partecipanti, perché comunque sti podisti, anche se sono podisti tradizionali, sono sempre folli, perché al mattino a prendere l'acqua per iscriversi sono tanto normali. Mi viene da dire, Mauro, era una mad run naturale quella, quasi dentro il parco dei Nai, poi vabbè, sulla strada l'elezione. Si sa. Comunque volevo aggiungere questo: sulla vostra copertina del mese successivo mi ricordo c'era Marco Parigi, va bene, che in pratica sintetizza l'immagine della giornata, perché è in primo piano e ha uno schizzo che gli arriva praticamente all'altezza del ginocchio. Quindi fa capire bene. Sì, bene, Sergio, sì. Se hai qualcos'altro da aggiungere, altrimenti... Beh, direi di no. Quest'anno l'iscrizione fino al primo ottobre è di 18 euro. Per la mezza e di 7 euro per la 10 chilometri. Quindi venite a Signa, chi specialmente ha la volontà di fare poi la maratona di Firenze, è un buon allenamento, quindi venite a trovarci. E saremo presenti anche noi, grazie agli amici dell'Atletica Signa, saremo presenti anche noi alla Demimarathon, come saremo domenica prossima presenti a Quarrata con la 41esima edizione della passeggiata panoramica, e ancora saremo a Montepulciano per Montepulciano Un Foot, e ancora la 22esima maratonina del Campanone, in ormai tradizionalmente in contemporanea con Signa, che si svolge a Lammari sempre il prossimo 2 di ottobre. E adesso invece, con le immagini realizzate da Monia Saccardi e con le interviste realizzate da Fabio Fiaschi, andiamo a Rapolano Terme per l'ultimo servizio di questa serata con la 5 Torri notturna, altra bella manifestazione che si corre nei primi di settembre. Con questo da parte mia è tutto, vi lascio una buona visione proprio con la 5 Torri notturna di Rapolano insieme a Fabio Fiaschi. Buonanotte a tutti voi. Buonasera a tutti voi, eccoci qua a Rapolano Terme per la 43esima edizione della 5 Torri notturna. Tutto pronto oggi, che è venerdì 2 settembre 2016, torna questo appuntamento importante. Siamo, come ho detto, a Rapolano. Dalle ore 20 inizieremo con le gare del settore giovanile, che ovviamente riprenderemo, poi a seguire alle 21.15 con la gara riservata al settore adulti, con due giri del percorso di 4,5 km da ripetere due volte. Classica manifestazione organizzata ovviamente in collaborazione con il patrocinio del comune di Rapolano Terme e poi dal gruppo podistico Riccardo Valenti, che da sempre organizza questa manifestazione.
tanti sono i partecipanti già iscritti, ben 400 nelle prescrizioni. Andremo a vedere, perché sarà una serata molto intensa in questo bellissimo paese vicino alla zona di Siena, ripeto, Rapolano Terme, tutto pronto per la 5 Torri in Notturna, 43esima edizione. Andiamo a vedere quello che è successo a partire dalle categorie settore giovanile. Emiliano Spano che è qui con noi, grande manifestazione, lo scorso anno era piovuto, quest'anno cielo perfetto. Partecipazione, i primi numeri sono circa 400 competitivi, 100 non competitivi, poco passeggiatori, e 100 ragazzi che hanno dato vita e lustro a questa manifestazione. 43 edizioni sono veramente tanto di questa 5 Torri in Notturna. Sì, 43 anni di questa edizione, con numeri come ricordavi prima, sono veramente una soddisfazione non solo per l'associazione che organizza, ma credo anche per il territorio che li ospita tutti gli anni. E questo tempo, quest'anno forse anche un po' troppo afoso credo per i corridori, perché effettivamente dopo la pioggia dell'anno scorso, che comunque sia, ha dato anche modo di poter partecipare a tutti nel migliore dei modi, nella forma migliore. 40 edizioni sono tante, però credo il ringraziamento vada fatto a questa associazione, che è veramente forte in un anno anche particolare dell'associazione. L'anno che proprio il gruppo sportivo Riccardo Valenti il prossimo sabato 24 di settembre festeggerà qua i suoi 40 anni di attività. Noi ricordavamo prima come questa gara, la giunta alla sua 43esima edizione quest'anno, è una delle gare più antiche, più storiche che c'è nella nostra regione, ma forse anche a livello nazionale non ci sono tante gare. Che dire? Bah, dire soprattutto che 40 anni sono tanti, è un bellissimo traguardo. Noi stiamo supportando questo evento come amministrazione comunale, appunto, sia l'evento che tutto il resto. È una soddisfazione soprattutto anche per gli atleti che sono venuti fuori da 40 anni di attività e da 43 anni di 5 Torri, per cui penso che è una soddisfazione che si rinnova tutti gli anni, e credo di rinnovare nuovamente quello che è un plauso a questa associazione. È diversi anni che il sottoscritto viene a questa manifestazione per amicizia, conosco ormai tantissime persone, e soprattutto perché effettivamente è un bellissimo paese dove ci sono tante attività da fare. Dallo scorso anno a quest'anno c'è una persona in meno, l'abbiamo ricordato più di una volta, che dire del grande Bruno Amerini? Ma io penso da quando ci è venuto a mancare non c'è stata occasione, sia sportiva che non, anche di carattere di volontariato associativo, dove non abbiamo ricordato Bruno. E credo anche in tutte le manifestazioni che vengono fatte in provincia, mi ricordo anche l'anno scorso all'Ecomaratona del Chianti, dove è stato ricordato. Credo sia una grossa soddisfazione per noi rapolanesi aver potuto vivere accanto, e anche io personalmente, che credo era più che un cittadino, anche una persona, un amico, una persona veramente cara, che non smetteremo mai sicuramente di ricordare. Grazie Sindaco per le sue parole e soprattutto complimenti per questa bellissima manifestazione. Grazie a voi. La nostra intervista di dovere che dobbiamo fare col presidente qui del Riccardo Valenti, Alberto Pulcinelli con noi. Allora, ci siamo, grande manifestazione, abbiamo visto veramente tantissime persone oggi contenti, felici, i ragazzi, i non competitivi, ma soprattutto tanti competitivi presenti a questa 43esima edizione. Sì, grazie. Quest'anno è una delle annate che abbiamo avuto il maggior numero di iscritti tra bambini e non competitivi e competitivi. Si sta parlando di oltre 500 iscrizioni, numero più, numero meno, ora verificheremo, ma comunque un dato importante questo è che le persone sono state tutte soddisfatte e entusiaste di questa manifestazione. In questi casi si dice sempre che ringraziare. Sì, il gruppo Valenti vive grazie all'aiuto di tutto il paese, di una comunità intera, e per cui commercianti, amministrazione comunale, sponsor, Rivoira, Terme, però ecco, la gente semplice aiuta il gruppo Valenti. Il miglior modo per ricordare il vostro ex presidente Bruno Amerini è anche il miglior modo per introdurre il vostro 40esimo compleanno, anniversario, chiamatelo come vi pare, della nascita del vostro gruppo. Il miglior ricordo per dare un saluto a Bruno Amerini è quello che dare una continuità alla nostra società. La serata di questa sera, ora scusate il gioco di parole, ma sono emozionato nel parlare, nel ricordare sempre Bruno, perché per noi era un, oltre che un fondatore del gruppo Valenti, l'ideatore delle 5 Torri, il padre, il genitore che tutti teniamo dentro. Per cui ecco, il miglior ricordo è quello di avere sempre delle manifestazioni con gioia come quella di stasera. Mi associo alle tue parole, le faccio anche mia,
e quindi a questo punto ricordiamo cosa succederà il 24 di settembre. Ecco, nel 1976 il gruppo Valenti è nato, è stato fondato da me, da Bruno e da tanti altri amici, e quest'anno ricorre il 40esimo, il 24 di settembre presso il Teatro del Popolo di Rapolano Terme, una iniziativa dove si ripercorre con fotografie, musica, premi al premio Filippide, premi dall'amministrazione, insomma sarà una giornata di festa ripercorrendo, ecco, gli anni del gruppo Valenti. Naturalmente impossibile ricordare gli oltre 600 atleti che hanno indossato i colori bianco-verdi, ma sarà un momento comunque di aggregazione per un'intera comunità. Bene, grazie Alberto per queste importanti precisazioni e adesso andiamo a sentire, perché no, i vincitori di stasera. Cinque torri di Rapolano, Emanuele Fadda e Chiara Giachi. La gara al rientro delle ferie, dicevamo prima della gara. Sì, ciao a tutti, oggi sono venuto qui per sciogliere un po' le gambe, visto che ho fatto 15 giorni di vacanza, ho corso poco e niente, però cioè, dico che è stata più dura del previsto, c'era anche molta concorrenza, specie questi giovani che mi hanno dato filo da torcere fino all'ultimo. Chiara? Niente, io ho cominciato la preparazione da poco e questa gara la faccio sempre come inizio, diciamo, dell'ultima parte di stagione su pista. Era un po' abbastanza carica di allenamenti, però ci tengo particolarmente a questa gara perché la prima volta che l'ho vinta, nel momento in cui arrivavo moriva mia nonna, e quindi oggi per l'appunto è il quinto anniversario che è morta, e cadeva proprio per l'appunto 2 di settembre anche quest'anno. E quindi una soddisfazione in più? Sì, una soddisfazione in più, sì, diciamo che corso con la voglia di arrivare in fondo e di vincere, insomma. Da un punto di vista tecnico abbiamo visto primo giro, passaggio in gruppo, poi noi eravamo qui, ti abbiamo rivisto arrivare solo. Quando hai dato la scossa decisiva? Sì, allora, per un giro e mezzo siamo stati abbastanza regolari, siamo rimasti io e Lorenzo Martinelli. E poi... Che fra parentesi poi è esploso abbastanza, ho visto, ha pagato Dazio. Sì, fino alla salita stava molto bene, poi io ho fatto un bello strappo in salita dove vado molto bene. E poi non l'ho più visto, però diciamo che cioè, la gara è stata molto regolare fino anche alla salita, poi da lì ho dato il distacco agli avversari. Mentre abbiamo visto che in cima alla prima salita c'è stato il primo frazionamento con Francesca Barneschi, che era l'avversaria di oggi. Sì, diciamo che sono partita in testa e ho fatto la mia gara, poi a un certo punto un attimino rallentato per recuperare il fiato, e poi il secondo giro, la salita, sono andata via e da lì è stata una progressione fino in fondo, insomma. Qual è la cosa più bella di questa gara? È che cioè, molto bella, queste gare dentro il paese a giri a me piacciono molto, e quello è il bello di queste gare. Cosa ti piace? Vabbè, l'emozione che mi dà tutte le volte questa gara con la gente, insomma, che ti fa il tifo, poi insomma Rapolano città è bellina, insomma, mi piace. E quindi dopo un secondo posto qui con un duello con Cito, se non mi sbaglio, questa volta primo posto, l'appuntamento è per il bis? E ora proviamo il prossimo anno, si tenta comunque. Prossimo appuntamento? Prossimo appuntamento ai campionati italiani a Foligno, domenica, sabato prossimo. Pomeriggio, 10 km, ci sarò io. Ci vedremo lì allora. E per te naturalmente 4 vittorie abbiamo detto, quindi non ci resta che cercare la mano intera. Ci riproviamo il prossimo anno. E anche per te l'appuntamento è lo stesso? Sì, 10 settembre a Foligno e poi a finale di CDS a fine settembre. Questi sono 2 appuntamenti importanti. Bene, salutate tutti. Ciao a Toscana TV da Emanuele Fadda, Chiara Giachi, Federico Bini. Ciao ciao. E siamo giunti così alla conclusione di questa 43esima edizione della 5 Torri Notturna a Rapolano Terme. Oggi 2 di settembre è stato uno spettacolo. 400 la parte competitiva degli atleti che hanno preso il via, ben 100 anche la parte dei non competitivi che hanno fatto 4,5 km, e poi un centinaio i ragazzi e le ragazze che hanno preso il via nelle categorie giovanili. Tra gli adulti, i 9 km sono stati vinti da Emanuele Fadda davanti a Taos Zaccaria, rispettivamente della Futura Atletica Futura e poi Polisportiva Chianciano. E al terzo posto abbiamo avuto Monaci Alessandro del Gregge Ribelle. Al femminile, Chiara Giachi è stata la più brava della Polisportiva di San Gimignano davanti a Francesca Barneschi, podistica del Campino, e poi Marcella Monicchi della Wisp Abbadia di San Salvatore. Con questo diciamo possiamo
concludere questa bellissima manifestazione. Sono stati tanti gli amici di Siena, di Arezzo, di Grosseto e di Firenze che hanno deciso di essere presenti a questa bellissima manifestazione. Il comune di Rapolano ovviamente è stato lo sponsor principale, dando il patrocinio di questa manifestazione, insieme alla regia attentissima del gruppo sportivo podistico Riccardo Valenti, che ha messo su la sua bellissima manifestazione. Ricordo che il gruppo proprio fra qualche giorno festeggerà la sua, i suoi 40 anni di attività. È tutto quindi da Rapolano, il modo migliore con questa splendida manifestazione per ricordare tutte le persone che il gruppo Riccardo Valenti di solito ricorda nei loro trofei, e in quest'anno in particolare per l'assenza di Bruno Marini. A lui sicuramente va dedicata questa grande manifestazione, a tutto il resto che hanno lavorato, tutto il gruppo, tutto lo staff di Riccardo Valenti, grandi, davvero bravi, bella manifestazione. Arrivederci al prossimo anno a tutti voi.